Denunciati quattro imprenditori agricoli di Santa Croce di Maiano e il loro tecnico di fiducia dopo il sisma avevano ottenuto illecitamente 550.000 euro. Ancora difficoltà per i lavoratori forestali del Molise, restano incertezze sul pagamento delle spettanze maturate e sulla copertura delle giornate lavorative. L'USB pronta al presidio. Il presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, ospite all'Università degli Studi del Molise, ha tenuto una lectio magistralis sulla forza inventiva della Costituzione italiana. Anche a Campobasso il progetto Fido Uno di Noi, censiti già 40 cani, obiettivo annullare il rischio di abbandono e scongiurare il fenomeno del randagismo. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. I carabinieri della Compagnia di Larino e la locale Procura della Repubblica hanno realizzato un sequestro preventivo su conti correnti e su beni immobili e mobili per quasi 550.000 euro. Il decreto riguarda alcuni imprenditori agricoli di Santa Croce di Maiano. Riguarda una somma consistente di denaro, circa mezzo milione di euro, il sequestro preventivo per equivalente realizzato dai carabinieri della Compagnia di Larino e dalla locale Procura della Repubblica, che coordina le indagini affidate al sostituto procuratore Federico Carrai. Il decreto di sequestro, emesso dal GIP del Tribunale di Larino Daniele Colucci, riguarda quattro imprenditori di Santa Croce di Maiano che operano nel comparto dell'agricoltura ed un loro tecnico di fiducia, un ingegnere. Le investigazioni hanno accertato che il tecnico, nella sua qualità di direttore dei lavori, e i quattro imprenditori, proprietari di alcuni immobili siti nel comune di Rotello, ricompresi nel medesimo PEU, in concorso tra loro, mediante artifici e raggiri, li hanno fatti apparire come unità abitative gravemente danneggiate dal sisma del 2002, inducendo così all'errore l'amministrazione preposta, che a tal riguardo elargiva un contributo per la ricostruzione non spettante e pari ad oltre 550.000 euro. Le cinque persone sono adesso anche indagate per il reato di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si è costituito a Termoli il Comitato per il Paese Vecchio, formato da cittadini residenti, operatori turistici, esponenti di associazioni di volontariato ed ambientalistiche, con il fine di contrastare il degrado sempre più crescente nel centro storico della città. Si lamenta in particolare la rumorosità sfrenata della musica emessa da alcuni locali per tutta la notte, la sporcizia ed il degrado di strade e piazze, lo spaccio di droga e l'uso di alcolici fatto da giovani, spesso minorenni, per le strade del Borgo Vecchio. Il Comitato ha già incontrato il sindaco ed il prefetto, contatterà nei prossimi giorni anche il procuratore della Repubblica e convocherà un'assemblea dei residenti e cittadini interessati al problema. Resta critica la situazione dei lavoratori forestali del Molise, incertezze sui pagamenti delle spettanze maturate e nessuna giornata lavorativa per alcuni di loro. L'USB torna sulla questione pronta ad un nuovo presidio. Ad oggi i lavoratori forestali, precisamente 155 dei 167 aventi diritto, hanno svolto esclusivamente 55 giornate lavorative percependo un reddito di circa 2.700 euro, gli altri 12 ancora nessuna. Hanno maturato già due mensilità, ma non ci sono fondi a disposizione per poter provvedere al pagamento delle spettanze. A tornare sulla questione l'Unione Sindacale di Base, che ribadisce come gli impegni assunti dai vertici regionali istituzionali siano stati completamente disattesi. La situazione intanto sta diventando drammatica, le tante famiglie monoreddito hanno grosse difficoltà ad affrontare la quotidianità, mentre i lavoratori si ritrovano ad elemosinare un proprio diritto, chiedendo di sapere quando riprenderanno l'attività lavorativa e se ci siano risorse disponibili per lo svolgimento della stessa. Urgono risposte e certezze per il presente e l'immediato futuro. Crediamo, ribadisce l'USB, sia giunto il momento che le tante chiacchiere e rassicurazioni si trasformino in fatti reali e concreti, per cui
cui i lavoratori possano avere un minimo di tranquillità e certezze, riprendere l'attività lavorativa, sostenuto ovviamente da un'opportuna programmazione relativa a copertura finanziaria, in modo da poter provvedere ad assolvere ai bisogni quotidiani. Nel contempo l'Unione Sindacale di Base dei Lavoratori Forestali del Molise procederà ad avanzare una nuova richiesta di incontro urgente al prefetto di Campobasso, Francesco Paolo Di Menna, per discutere delle problematiche relative agli operai idraulico-forestali e contestualmente si riunirà in presidio nei pressi della Giunta regionale del Molise. Mi fido di te è un bando che apre al prestito alle piccole e medie imprese erogato dalla FIM Molise per conto e direttiva della Regione Molise. A tal riguardo la Confcommercio comunica che il personale apposito delle sue strutture di Campobasso, Isernia e Termoli è a disposizione delle imprese associate e non per la consulenza, la predisposizione e l'invio delle domande che devono essere comunque spedite tramite posta elettronica certificata. Ancora una significativa vittoria della DUSBEF Molise contro un istituto di credito, un pronunciamento a favore dei consumatori e delle imprese italiane. Continua l'azione legale degli avvocati della DUSBEF Molise, Aldo e Carmine De Benedittis, contro quello che considerano da tempo una sorta di potere straordinario del sistema bancario, che muove mai veramente a favore dei consumatori e delle stesse imprese molisane. L'ultima vittoria, nell'ordine di tempo, vede il provvedimento positivo del 26 aprile del Tribunale di Isernia in composizione collegiale a favore di un consumatore. La persona aveva contestato tramite il legale della DUSBEF Molise ad una banca di interesse nazionale con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile con ipoteca su alcuni immobili di sua proprietà l'applicazione di un tasso effettivo globale superiore ai cosiddetti tassi soglia determinati ogni trimestre dal Ministero dell'Economia. Contestava anche l'applicazione dell'ammortamento detto alla francese o a rata costante rispetto all'ammortamento all'italiana o a capitale costante, con la motivazione che quello alla francese produceva maggiori interessi rispetto al secondo. La banca, non curante delle obiezioni del consumatore, procedeva al pignoramento di tutti i suoi beni. La contestazione legale, dopo il complesso iter processuale, arrivava all'accoglimento appunto da parte del Collegio del Tribunale di Isernia del ricorso proposto dall'avvocato De Benedittis, disponendo la sospensione della procedura esecutiva. Ospite d'eccezione all'Università degli Studi del Molise, il Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi ha tenuto una lectio magistralis sulla forza inventiva della Costituzione italiana, tema più che mai attuale in questo periodo. All'Università degli Studi del Molise e più precisamente nell'Aula Magna del Dipartimento Giuridico a Campobasso, questa mattina un ospite davvero d'eccezione, il Presidente della Corte Costituzionale, il Professor Paolo Grossi, emerito dell'Università degli Studi di Firenze e accademico dei Lincei. Il suo è intervento dai contenuti sicuramente attuali, soprattutto in vista del referendum consultivo d'autunno sui cambiamenti costituzionali previsti e proposti dal governo Renzi. La sua lectio magistralis, infatti, ha trovato un percorso culturale e storico da rigore fortemente scientifico nell'ambito della forza inventiva della Costituzione italiana. Una lezione rivolta a tutta la comunità accademica, agli studenti, docenti, allievi della scuola di specializzazione per le professioni legali e ai dottorandi. Una testimonianza, quella del professor Grossi, che soprattutto in questa fase di trasformazioni economiche, sociali ed istituzionali del Paese è diventata motivo di riflessione e di coinvolgimento culturale per tutti gli intervenuti, a cominciare dallo stesso rettore Gianmaria Palmieri, che lo ha accolto con grande rispetto e profonda amicizia, e dal direttore del Dipartimento Giuridico, Michele Della Morte.
Giovedì 9 giugno alle 18.30 al Cinema Teatro Risorgimento di Larino avrà luogo sul Pentagramma della Vita, evento organizzato al termine del terzo anno del percorso didattico Regaliamoci un Sorriso. Interverranno il giornalista Rai Fabio Zavattaro, il presidente nazionale FIOF Ruggero Di Benedetto e il maestro Francesco Sportelli, docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Già 40 i cani censiti e microchippati a Campobasso nell'ambito del progetto dell'ASREM Fido Uno di Noi, finanziato dalla Regione Molise, è volto ad annullare il rischio di abbandono ed il fenomeno di randagismo in città. Al via anche a Campobasso Fido Uno di Noi, il progetto dell'ASREM finanziato dalla Regione Molise, che ha l'obiettivo di censire la popolazione canina del territorio annullando il rischio di abbandono, il fenomeno del randagismo e favorendo il benessere stesso degli animali. Partendo dalla frazione di Santo Stefano, già 40 i cani che sono stati microchippati. Presto, ha spiegato l'assessore comunale alle politiche per il sociale Alessandra Salvatore, si procederà in altri quartieri della città, dove si farà prima un'attenta campagna di sensibilizzazione e poi si organizzeranno appositi momenti dedicati appunto alla microchippatura. Fido Uno di Noi è volto alla promozione capillare dell'anagrafe canina attraverso l'organizzazione di giornate di iscrizione gratuita degli amici a quattro zampe. In questo modo si dà una grande opportunità all'utenza che può regolarizzare tutti i cani non ancora iscritti. In ogni caso, in ciascuna zona dove approderà il progetto verranno affissi i manifesti informativi forniti dall'ASREM sulla corretta detenzione dei cani. Si procederà poi al censimento porta a porta a cura di volontari di tutti i cani non ancora registrati. Sono inoltre previsti controlli delle guardie zoofile volontarie EMPA convenzionate con l'azienda sanitaria con registrazione delle diffide proprietari detentori che non risultano in regola. L'amministrazione ha creduto sin dal primo momento nel progetto e nei risvolti che avrà sul territorio. Alla fase del censimento a tappeto seguirà infatti una serie di azioni tra cui controlli su condizioni e detenzioni. Il benessere degli animali non verrà dunque mai perso di vista. In questo progetto è assolutamente fondamentale il contributo delle associazioni di quartiere coinvolte insieme alle guardie zoofile dell'EMPA. Il dato a cui aspira il progetto è ambizioso: arrivare ad iscrivere all'anagrafe 2.500 cani, facendo arrivare al 15-16% l'indicatore di riferimento, al momento fermo all'11%, numeri che potranno essere raggiunti solo attraverso la promozione della proprietà responsabile. L'artista molisano Antonio Corbo dal 9 fino al 12 giugno sarà presente con sue opere di pittura alla prima triennale dell'arte contemporanea di Verona, che verrà allestita al Pala Expo. La prestigiosa mostra, presentata da Vittorio Sgarbi, sarà curata dai critici d'arte Paolo Levi e Sandro Serra di Falco e vedrà la partecipazione di circa 500 artisti provenienti da tutta Italia e da vari paesi del mondo. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Piogge schiarite oggi nelle aree interne della regione, sereno lungo la costa, le temperature sono comprese tra i 12 gradi la minima a Campobasso e i 24 gradi la massima a Termoli, venti provenienti da nord-ovest poco mosso, il mare Adriatico, nubi sparse domani sul Molise, ancora soleggiato sulla costa. Dal 26 giugno fino al 9 luglio torna in regione il progetto motorio e ricreativo del CONI denominato EduCamp. Vi prenderanno parte i ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Torna a Campomarino Lido la sesta edizione del progetto EduCamp. Il camp estivo organizzato dal CONI è riservato agli alunni delle scuole primarie e medie della provincia di Campobasso di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. EduCamp anche quest'anno intende diffondere la pratica sportiva intesa come strumento di crescita della persona attraverso giochi e attività motorie. Elemento distintivo del progetto è l'offerta di attività multidisciplinare finalizzata al divertimento e alla socializzazione.
Una settimana di vacanza sotto l'ombrellone, di svago all'aria aperta, al mare, in piscina, seguiti da tecnici esperti di diverse discipline. Il campus si svolgerà con la formula residenziale della durata complessiva di 2 settimane, la prima dal 26 giugno al 2 luglio, mentre la seconda dal 3 al 9 luglio, riservato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 60 alunni a settimana avranno l'opportunità di praticare in forma gioiosa atletica, calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, nuoto, karate e danza sportiva con un coordinatore tecnico, supervisore della programmazione delle attività ed un gruppo di animatori che organizzerà i momenti non sportivi. Un contesto ludico ed educativo sicuro per la qualità e la competenza della struttura organizzativa ormai rodata dal CONI. Il prossimo 18 agosto si svolgerà la prima edizione della Scarrucciata Guglionesana, una corsa di carretti a cuscinetti a sfera, un evento che rievoca un modo di giocare delle precedenti generazioni, quando ogni ragazzino, recuperando legno e cuscinetti, costruiva il proprio carruccio per sfidare i compagni lungo le strade del proprio paese. L'iniziativa ludico-sportiva è promossa dalla società Fly Sport Inail Molise. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.